Cari amici, benvenuti in questo nuovo unboxing della Scroller Box. Abbiamo qui l'ultima foto di Elle reperita. Come vedete ha degli occhi molto grigi e i capelli rossi, il tipico ritratto di Luca. Adesso volete sapere che faccia ha, più o meno questa. Grazie. Uguale, però aspetta, almeno mettiamola dal lato giusto. Giusto. Esatto. Ha gli occhi qui e la faccia lì, ok. Allora, dovete sapere che la sfida del mese di questa volta è disegnare una cosa tipo questa, ma non ce l'ho fatta, mi dispiace. Una cosa del genere va contro i miei principi, che sono un po' più pucciosi di così, quindi facciamo finta di non averla vista e pensiamo a questi pennarelli, che sono la cosa più strana e figa che ho visto nelle ultime Scroller Box. Sai cos'è che mi piace a me di questi pennarelli? No. Il dolcetto! No! Che cos'è? È una specie di caramella gommosa alla menta. Ah, è un pochettino dura, magari non consiglio adesso. Aiuto! Forse è un po' troppo che l'ho tenuta lì sulla scrivania. Ops, ho rotto il tavolo. La sfida di questa volta prevedeva l'utilizzo di questi pennarelli, che ci vorrà mezz'ora soltanto a spiegarvi come funzionano. Praticamente sono una versione un po' migliorata dei Copic, per chi non li conoscesse sono quelli che di solito si usano per colorare disegni manga, vai via tu con le caramelle in mano, soltanto che hanno una particolarità, ovvero da un singolo pennarello, per esempio quello che ho in mano è quello nero, si possono creare 50 sfumature di grigio. Ma non lo dico per citare il libro, sono veramente 50 sfumature. Allora, come potete vedere, è un gioco di incastri. Praticamente qui abbiamo uno che mi arriva con le... Mia, basta, caramelle requisite. Abbiamo questi due pezzi che compongono... Guarda, vuoi andare? Abbiamo questi due pezzi che compongono il pennarello. Da un lato abbiamo una punta più sottile per i dettagli, da un lato abbiamo una punta più spessa che è tipo pennarello, e poi abbiamo questa punta bianca che dice a che cavolo serve. Serve per diluire l'inchiostro presente nella punta, ovvero io praticamente devo far combaciare queste due parti, tenere in modo che la punta bianca e quella nera si bacino e tenere così per una decina di secondi con la parte bianca verso l'alto e la punta nera verso il basso. A questo punto, una volta che uno andrà a scrivere, non ti scriverà di nero ma ti scriverà di bianco. Lo so che sembra un'assurdità, ma funziona, quindi adesso L colorerà una foglia per dimostrare quello che sto dicendo, sperando che abbia funzionato e che non mi svergogni davanti a tutti. Vai, ok, vai, colora la foglia. Queste foglie le ho disegnate io, le ho stampate su un foglio di carta appositamente per l'occasione, perché vai, colora su tutta la foglia. Parti da un punto e poi diventerà sempre più nero. Ecco, vedete che va sempre a nerirsi. È come se avesse una patina bianca. Esatto. Che all'inizio c'è più forte, poi man mano che la usi inizia sempre di più a scomparire. Esattamente questo. Praticamente è come se fosse una diluzione. Questi qui sono pennelli a base alcolica, infatti vi consiglio... Ah, è così di... in realtà. Mamma esatto. Mia, quanto cambia. Esatto. Io mi sono dovuta mettere la mascherina per poter utilizzare questi pennelli, perché hanno un odore di alcol molto forte, che ad alcuni potrebbe dare fastidio. Il che è un peccato, perché sono veramente fantastici da utilizzare, se uno ha la pazienza di stare a sfumarli continuamente. Ovviamente ogni pennarello sfumabile non soltanto con la sua punta bianca, ma anche con punte di altri colori. Per esempio qui abbiamo la punta pink. Facciamo una diluzione tra nero e pink. No, povero nero, perché? Dovrebbe venire una specie di viola. Ora vi faccio vedere un attimo. Vediamo se è venuto un bel rosa. Forza, modello, fai vedere. Anche come io. Si colora la foglia. Coloriamo? Sì. Vai. E questo è il nero in realtà. È il nero che però scrive wow. Rosa. Ora, ovviamente, è pazzesco. Ovviamente lo stai usando nel modo sbagliato tu, perché dovresti cominciare da un vertice di una foglia e venire a sfumare verso il basso. Ma figurati se tu mi consideri. Ecco, questo si capisce. Sì, cioè, è assurdo. Questo sono in realtà lo stesso pennarello. Possiamo fare anche di peggio di così. Aspetta, se per esempio volete fare veramente le 50 sfumature di grigio, abbiamo anche il grigio in realtà, perché la palette è un po' limitata, ma ovviamente possiamo fondere altri colori. Anche questo qui, per esempio, un tempo era il color pelle. Ecco, ho notato un piccolo difetto. Essendo pennelli a base alcolica, a volte rischio di bere un po' troppo alcol. Tipo questo qui è il color pelle una volta che è stato utilizzato un po' troppo. Questo era il colore originale, per farvi un'idea, che è un po' più chiaro. Però si è già abbastanza ripulito, perché dopo averci fatto delle sfumature con il rosa, col marrone, con il nero, è diventato un altro colore. Però era molto più chiaro inizialmente. Poi faccio vedere che cosa intendo negli esperimenti che ho fatto da sola. Anzi, facciamoli vedere subito. Praticamente, quando ho cominciato a disegnare, quel pennarello mi colorava di questo colore. La faccia di questa bambina è stata fatta con questo. Dopo qualche tentativo di sfumarlo con il marrone, mi è diventato di questo colore. Ecco, per dire, poi prima che si ripulisse ce n'è voluto. Quindi non sono pennarelli che... Vai via con le caramelle! Voglio condividere! Non sono pennarelli che si ripuliscono immediatamente. A volte, soprattutto se magari, come ho fatto io, li lasciate aperti con le puntine che si fondono fra di loro, rischiate di fare un po' da track. Quindi io ve l'ho detto,
e ve l'ho anticipato, poi piano piano mi si è sempre di più schiarito il colore, ecco, queste sono state le fasi. Inizialmente, dopo che l'ho sfumato col marrone, come stava tornando prima e come doveva essere, comunque, come potete vedere, alla fine si sta ripulendo piano piano da solo. Quindi a questo punto vi ho fatto vedere le sfumature che abbiamo. Abbiamo anche due tipi di rosso diversi, che ho spesso sfumato con il rosa, il viola. Dai, falla tu qualche sfumatura, fantasizzati. Ok, allora, cosa devo fare? Quello che vuoi. Capisci, ho capito. Allora, questo, ma è lunghissimo! Lo so, sono due pezzi. Come fai? Ma è disumano. Allora, e qual è il pezzo che mi serve? Allora, questo è la punta che colora. Ok. Vedi, c'è questa specie di tappino strambo qui. Questa è la punta che colora, che è tutta sghemba perché ci ho fatto 20 esperimenti. E questa invece è la punta che tinge e sfuma. Ok. Quindi questi li devi fondere togliendo un pezzo. Ah. E ti si sbianca. Ecco che cosa accade esattamente quando andate a sbiancare il vostro colore. Attenzione a non ribaltarlo, come a volte ho fatto io per sbaglio, perché altrimenti la punta da bianca vi diventerà ovviamente il colore del pennarello, anche se normalmente sono fatte per buttare il colore verso il basso. Vada. Allora, fammi capire cosa devo fare. Allora, comincia da un punto della foglia e poi scendi per far vedere che non completamente, devi fare soltanto un pezzettino per fare in modo che la punta della foglia sia bianca e le chiappe siano rosse, perché l'hanno presa a schiaffi. Allora ecco, esattamente in questo modo. In questo modo potete fare le sfumature e ogni pennarello vi può fare tantissime gamme di colore, basta che voi lo diluiate di più o di meno, oppure lo fondiate con altri colori. Ecco, le gamme sono infinite di sfumature che potete ottenere, con differenza che a volte, a seconda della carta, potete avere qualche problema. Io per esempio mi sono incaponita a usare la carta, quella da fotocopiatrice, perché io non ho mai carta da disegno in casa, come sapete sono molto più per l'arte digitale che per quella manuale, e alla fine ho deciso, visto che mi si stava un po' fondendo il colore, ho provato a usarla su carta ruvida da disegno. Infatti i risultati secondo me sono stati migliori. Qui infatti ho creato un po' di sfumature tipo foglie autunnali, con delle tipiche foglie fucsia che cadono dall'albero di birce. Come voi tutti sapete, le birce fanno le foglie fucsia. Ho mischiato marrone e nero. Potete anche fare in modo di colorare una parte di bianco che si sfuma verso il rosso, e poi magari la parte bianca la colorate ad un'altra cosa che si sfumi verso il rosso. Insomma, ci sono mille modi per utilizzare questi pennarelli. Potete utilizzarli puri, oppure sfumati, o sfumati con un altro pennarello, o sfumati addirittura con un Copic, perché alla fine sono tutti a base alcolica. Fai qualche esperimento. Voglio fare un test. Fai questi test. Ho fatto una cosa folle, l'ho tenuto mezz'ora qui. Cosa hai fatto mezz'ora a fondersi? Spero almeno dal lato giusto. Allora, vediamo. Speriamo. Super riga dall'alto verso il basso. Ecco, non si vede niente. E continua a non vedersi. L'hai tenuto veramente tanto. Come vedete, questo è l'alcol proprio che rimane. Questo l'ha tenuto troppo. È letteralmente alcol. Attenzione all'odore perché è un po' fortino. Ok, riproviamoci la seconda volta. Dai, che sta leggermente tingendo adesso. Oh, che figata. Ecco. Ora da quest'altro lato. Oh. Diventa piano piano sempre più rosso. Figata. Quella che non ritorna della sua sfumatura iniziale. E questo è lo stesso pennello. Esatto, io questi qui li volevo provare da una vita. Sono magici. Sono fantastici. Questi pennarelli sono, infatti si chiamano chameleon perché sono come i camaleonti, cioè se non siete dei ciompi come me che li so usare un po' per modo di dire, ci fate veramente delle gran cose, cioè messi in mano una persona che li sa usare ci tiri fuori dei capolavori. Infatti tipo ha fatto le foglie colorate, come potete vedere sono effettivamente un capolavoro. Il problema è poi ricompattarli, perché già soltanto capire come vanno messi ci vuole un attimo di laurea in Ikea, anche solo per quello. Tipo qui c'è un pennello nero che da solo, se non li chiudete, vi si seccano, non tantissimo perché sono alcolici e in una base d'acqua, però un pochettino si possono seccare, per non parlare del fatto che sembra di essere una distilleria. Ma a parte questo, sono veramente divertenti da usare se avete voglia di sporcarvi un po' le mani. Lo sporcate, sì, già un pochino, te sei ancora pulito. Vabbè, tu sei immacolato, ma cosa vuoi? Basta con queste caramelle, te le faccio mangiare. Sì, posso, buone. Vabbè, pausa caramella. Questo qui è il mio tipico quadernino, ormai sono tre video che lo tiro fuori perché ci ho messo un po' di miei disegni, perché queste sono le prove, ci ho messo un po' di miei disegni per fare qualche prova di foglie. Tipo qui abbiamo le foglie autunnali, le foglie grigie, le foglie rosa. Cosa vuoi? Ti ancora costretto? Ho beccato una al broccolo! Che buona! Che buona! E poi ci sono tutte le mie donnine che ho voluto colorare. Qui infatti abbiamo anche la penna per ripassare i dettagli, che è con la punta molto più fine, tipo quella delle penne che si usano per ripassare. Infatti vedete, la punta è molto sottile. Dall'altro lato invece abbiamo una punta che è ancora più sottile, quindi questo è buono per rifinire i dettagli. Allora, morale della storia, questi sono dei pennelli veramente molto belli, molto divertenti da utilizzare, perché come vedete permettono di creare un sacco di colori. Praticamente tutti i colori che vedete sono stati creati esclusivamente
con questi pennarelli, sia il grigio che il viola, rosa, viola rosso, marrone, soprattutto il marrone, penso che con questi tipi di sfumature venga veramente molto molto bene. Comunque ci deve far vedere qualche sua opera creativa adesso, non è che possiamo stare qui a mangiare caramelle tutto il giorno. Sì, è E invece buono. no. Ah, mi raccomando, quando usate questo tipo di pennarelli, attenzione perché dietro, come vedete, un pochettino passa. Inquietante! Giusto appena appena passa. Se invece usate la carta, quella più spessa da disegno, passa comunque. Quindi attenzione a proteggere il retro del tavolo, del foglio che c'è sotto o di qualunque altra cosa di cui vi importi. Quindi adesso El ci farà vedere la sua creatività sotto forma di caramella. Beh, fai una delle tue caramelle preferite, visto che ci sei. Buone! Questi fogli non ci capisco più niente, tieni. Questo foglio era pulito all'inizio, era pulito, maledizione! No, questi qui non si usano, erano quelli dati dalla box e volevo che restassero puliti, E chi l'ha maledizione! Tu! spaccato? Adesso! Adesso, guarda, c'è la traccia delle tue No, mi fogliacce! Dai, dispiace! disegna qualcosa! Questo è il foglio che usate come base, Ah, ecco, capisco. appunto. Abbiamo fatto qualche piccolo Tu fail. sei un fail. Vai, facciamo delle belle Vai, caramelline. disegna una caramella, però voglio vederti sfumare le cose, Allora, tanto devo capire come si funziona. Allora, tolgo di qua, apro di qua. Ah, si è macchiato, guardate! Vedete, un è selvatico deve aver dimenticato di mettere il tappo nel modo giusto, oppure sono stata io un'altra volta, però visto che sono antipatica, diamo la colpa a lei lo stesso, perché se la merita. Sì, è Io colpa ho tua. usato questo! Effettivamente ha Io ho usato questo! ragione. Questo è bianco Ha bianchissimo! Sei stato ragione, no, è tu! colpa mia, l'ho macchiato io perché una volta l'ho dimenticato al contrario, scusate. Sei un Sono una fail! persona terribile, veramente. Bene. Ci ho provato, anche io ogni tanto i miei errori li faccio. Dai, fai sta caramella che siamo tutti impazienti. Però sfumala poi ogni Sfuma, tanto. aspetta! Aspetta, ci sono tanti colori con cui Questo! sporcarsi. Questo! Con quello non puoi, non puoi. Questo è Perché? bianco, sono tutti uguali, a parte in cima, tutti i pennelli, è tutto uguale. Ah! Quindi tanto vale usare la sua, che è sporca. È E quindi sport. usa quella dell'altro rosso, almeno Mamma mia! rosso, lo so, tanto su. Ecco, a proposito, mi ho dimenticata di dirvi che tutti i pennarelli che hanno la parte bianca sono tutti assolutamente identiche, cioè sono anche intercambiabili. Infatti, se mi si è macchiata questa, ne userò un'altra, non cambia niente. Ora vai, la sto sfumando e Ma l'hai faccio. messo giusto stavolta, non come me che l'ho Ma io non sbagliato. sbaglio mai quando mi dicono come si fanno le cose, io le faccio, sai? Soprattutto, guarda. Ok, proviamo allora, eh. Vai. Allora, una caramella, Una quindi caramella. avrà, per esempio, il dentro più. Ti ha sfumato poco, mi sembra. Più così, ecco, che poi Ok. diventa sempre più carico, eh? Che bello, guarda che bello che è Allora, venuto. per la cronaca, se state utilizzando anche voi un pennarello ad acqua, sappiate che non ci dovete incidere l'asfalto con quella punta. Potete andarci molto delicatamente, ecco. Invece ha un riflesso perché è una caramella bella. Bella, però non è un cambio della macchina questo, capito? Un po' di delicatezza. Ok, e allora adesso prendo invece il rosa, Il rosa, che è boh. che l'abbiamo Ho perso. perso il rosa, lo sapevo io che dare a te il rosa era una pessima idea. È morto. Eccolo, eccolo. È È tornato, tornato in vita. Non sporcate i colori, perché quelli bianchi come questo sono intercambiabili, ma i colori non lo sono, vanno ricomprati. ok. E questo, scusa, non è. Uguale, si mette uguale. Ok, lo metto. E ora lo lasci un attimo pigiato così. Pigia! Ovviamente più tempo tenete queste due punte che si fondano insieme, più intenso sarà il rosa rispetto al rosso, e quindi più tempo ci vorrà prima che il rosso ricompaia. Questa è più o meno come viene la fusione tra il rosso e il rosa. Carino! Ora vai, proviamo, togliamo questo e facciamo la caramella, quindi tipo così. Guarda come è diventato bello rosa, eh? E poi iniziamo a fare un pochino lì di La tipica striaturine. caramella fiocchettosa, Esatto, va che che diventa bella. sempre più scure. E poi qua infatti più scuro. E la. Sono un buon modo per avere tanti colori in pochi pennarelli alla Ma che fine. carino, Infatti, come funziona? perché tipo i Copic hanno il problema che vanno ricomprati, cioè per quanto un Copic sopra un Copic rinforzi il colore, ma spesso fare le sfumature un Copic da solo non basta. I Charmeleon invece se la fanno anche da soli a fare le sfumature, cosa che non tutti i pennarelli sono capaci di fare. Che stai combinando tu adesso? Ah, altre sfumature. Sfumature su sfumature. Vai, la mia caramella è È bellissima. bellissima. E per festeggiare Basta con ne queste. mangio Ma le un'altra. sta finendo, ma pure a me le ha fatte sentire allora, fine dell'ultimo Sono video. A me è buone! capitata quella alla ciliegia che faceva schifo, a me piaceva quella al limone. Questa era la zucca, che Come buona! la zucca, va bene che siamo sotto Halloween, ma la prossima cos'è, il pipistrello? Spero che vi siano piaciuti i nostri esperimenti con i Mi stai Charmeleon. appoggiando sulla mia Oh, caramella? scusa, chiedo scusa, no, che anche loro volevano mangiare qualcosa. Li stai mangiando le caramelle davanti e non offri, scusami. Dammi questa! Ah! Basta!
esattamente questa. Siamo in tanti qui a volere le tue caramelle, guarda quanta gente che c'è. Ovviamente questo disegno qui l'ho fatto a computer e l'ho stampato, se no col cavolo che riuscivo a rifare 3 volte lo stesso disegno alla stessa maniera. Comunque vi ringrazio per stati con noi, questa caramella probabilmente la useremo per un tavolo che traballa, perché mi sembra che la consistenza sia esattamente la stessa. Ora ci vorrà più o meno mezz'ora dopo la fine di questo video soltanto per richiudere i pennarelli, perché quando facevo questi disegni mi sono ritrovata con tutti i pennarelli scappucciati ed è stato un grosso problema ricapire dove andava cosa. Grazie a tutti per stati con noi e alla prossima con Elle Kia di Eternal Love e con il ritratto di Elle. È dall'altro lato! Scusa, hai ragione. Ciao!